Okay. Ciao a tutti gli amici di cinefonieci.com, siamo allo stand Ukitel che è per la prima volta al Mobile World Congress. Qui abbiamo tutti gli ultimi smartphone usciti da Ukitel, alcuni già li conosciamo, non recensiti magari direttamente, ma ne abbiamo parlato del K10000, forse lo smartphone con la batteria più grande del mercato, che sinceramente è la prima volta che vediamo in mano, ma veramente di dimensioni notevoli, però diciamo. La caratteristica della batteria è sicuramente la sua caratteristica maggiore. Poi abbiamo qui il K6000, qui abbiamo il K4000 che invece abbiamo recensito direttamente, disponibile anche nella versione Pro con il processore a 64 bit. Su quest'altro lato invece abbiamo forse una delle novità di Ukitel, che è stato presentato come lo smartphone più economico del mercato. Effettivamente è un piccolo smartphone con display a 4,5 pollici, tutto ovviamente materiali plastici, ma la caratteristica è quella del processore MTK6580 che abbiamo già visto anche su altri smartphone, tutti di fascia di prezzo molto bassa. Vedremo il prezzo a cui sarà presentato, perché probabilmente sarà questa la caratteristica su cui punterà Ukitel. Ci hanno detto che sarà sicuramente sotto i $60, adesso vedremo appena uscirà sul mercato. Caratteristiche ovviamente basse, processore che sappiamo non supportare le reti 4G, 5 megapixel la fotocamera e un solo giga di RAM con 8 giga di storage interno. Concludiamo con una carrellata, abbiamo anche la presenza qui di Francesca di HD Blog. Francesca, un saluto. Per chi? Dimmi. Per chi la famiglia ci. Ciao! Io cinesi. Okay.